Gentili ascoltatori, buon pomeriggio. Queste suggestive immagini ci giungono dalla Val di Non e più precisamente da Senale San Felice in provincia di Bolzano. Siamo in Alto Adige a circa 1300 metri di altezza nel suggestivo paesaggio dolomitico per presentare insieme a qui accanto a me Stefano Mappa, vicepresidente responsabile della comunicazione della Federazione Italiana Sport Orientamento. Buongiorno Stefano. Buongiorno. L'edizione 2012 dei campionati italiani long e staffetta di sci orientamento. Stefano. Ciao Cristiana e un buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Allora Stefano, con il nuovo anno, mentre vediamo le immagini, ripresa l'attività orientistica tra gli appuntamenti di rilievo di questa prima parte del 2012, oggi commentiamo appunto, come dicevo in apertura, la prova individuale, prima long e poi andremo a vedere la staffetta dei campionati italiani di sci orienteering. Esattamente, questa gara apre ufficialmente la stagione invernale dei grandi eventi della Federazione Italiana Sport Orientamento, stagione che proseguirà nelle prossime settimane con la disputa del campionato italiano sulla distanza sprint e delle varie prove di Coppa Italia, tutti impegni particolarmente indicativi per i tecnici della nazionale. Allora, mentre vediamo le immagini scorrere, ricordiamo che sono 15 le società sportive italiane partecipanti a questa gara per un totale di 100 atleti, di cui 20 provenienti da nazioni come Svizzera, Romania, Germania, Austria, Norvegia e Ucraina. Insomma, per il movimento italiano, Stefano, è un'ottima vetrina internazionale per la promozione di questa specialità dell'orienteering. In effetti, gli italiani di sci orientamento di quest'anno, peraltro egregiamente organizzati dalla società sportiva del TOL sotto l'INCB e direzione tecnica di Ernesto Rampato, ha visto la presenza di molti atleti, non solo italiani, ma addirittura provenienti da nazioni europee. Allora, per chi ci ascolta, mentre vediamo le fasi della partenza, ricordiamo la dinamica della gara, Stefano. Esatto, anche in questa specialità il concorrente è munito di una cartina d'orienteering molto dettagliata, collocata su di un leggio girevole, fissato al petto con delle bretelle, sul quale è posizionata anche la bussola. Sulla cartina è disegnato il percorso gara, ricavato lungo le piste da sci. Anche in questa specialità vince chi impiega meno tempo nell'individuare tutti i punti di controllo seguendo la corretta sequenza numerica. La partenza è come nelle cronometro, ed ogni categoria in gara ha un percorso diverso, con distanze, difficoltà e numeri di controllo che variano in ragione dell'età e del livello di abilità. Allora, abbiamo visto tutti i vari particolari di cui hai elencato tu, e mentre vediamo appunto la partenza dei vari atleti, ricordiamo che lo sci d'orientamento è una grande tradizione nel nostro paese, grazie a un atleta che negli anni 90 ha regalato ai colori azzurri ben 4 titoli mondiali e altrettante vittorie in Coppa del Mondo. L'atleta a cui fa riferimento è Niccolò Corradini, che stiamo vedendo in azione, attualmente è commissario della Nazionale Italiana di Sci Orientamento ed anche membro di diritto del Consiglio Nazionale del CONI in qualità di rappresentante degli atleti. E allora, ecco ancora altri atleti partire alla partenza e andiamo allora a conoscere Niccolò Corradini in questa intervista. Niccolò Corradini, 4 volte campione del mondo, attualmente commissario tecnico della Nazionale di sci orientamento, ci parli un po' di questo sport. Beh, che dire, è uno sport bellissimo, si fa nei boschi di montagna generalmente, all'aria aperta, con tanta neve, una giornata stupenda, uno sport da provare. Chi sono i favoriti quest'oggi qui a San Felice per i campionati italiani? Beh, sicuramente i ragazzi delle squadre nazionali, Cannella, Widman in primis per la categoria elite, uomini, e poi Jager, Monsorno e Johanna Murer per le donne. E non dimentichiamo poi i giovani nella 17 e nella 20, Alice Ventura e Samuele Cannella. Bene, oggi una prova importante anche in vista di importanti appuntamenti che vedranno la nazionale protagonista all'estero. Sì, nonostante che in Italia abbiano avuto un po' di problemi con la neve quest'anno, abbiamo già gareggiato 6 volte tra Austria e Svizzera. Questo è il primo appuntamento importante italiano proprio per il problema della neve, e il clou della stagione comunque sarà dopo la metà di febbraio con i mondiali junior, campionati europei in Ucraina, dove l'Italia spera di schierare perlomeno staffette uomini e donne, elite e junior, e dove vogliamo essere anche un po' protagonisti rispetto al passato, perché l'Italia deve comunque essere un paese protagonista nel mondo orientistico mondiale, quindi la federazione e noi come tecnici lavoriamo per questo.
Allora, torniamo a seguire la prova individuale dei campionati italiani long di sci orientamento, gara che avevamo detto già prima, grazie a Stefano Mappa, prevede l'uso di una cartina molto, molto dettagliata e di facile lettura. Le piste da sci, lo ricordiamo, sono ben riconoscibili in quanto sono rappresentate da un tratto color verde. Ecco Stefano, racconta un po' tu il percorso. Per questa manifestazione Marcello Pradelli, il tracciatore ufficiale della competizione, ha disegnato per gli uomini elite un percorso lungo 7 km e 300 metri con 19 punti di controllo, mentre per le donne elite il percorso è più breve, comunque di 5 km e 400 metri con 17 punti di controllo. Allora, ecco quindi la zona di partenza, grazie Stefano per questi preziosi dettagli, e assistiamo agli emozionati momenti che precedono il via dei concorrenti. Molti gli azzurri iscritti a questa gara, erano infatti presenti gli atleti youth, i giovanissimi, junior e elite della nazionale italiana, ma anche molti master, alcuni esordienti e diversi atleti provenienti dalla corsa d'orientamento, come il campione 2011 sulla distanza long che abbiamo visto alcune settimane fa, proprio Mikhail Mamlev, il russo naturalizzato italiano, che ha dato molto lustro, Stefano, ai colori azzurri che adesso abbiamo visto appunto inquadrato e vediamo sorridente sulla linea di partenza. Esatto, eccolo, proprio qua. Partito in questo momento Mikhail Mamlev, che ha conquistato anche un bronzo mondiale nel 2009 in Ungheria. E allora vediamo adesso portarsi al via alcuni atleti della nazionale. Tra i giovani riconosciamo Samuele Cannella e Camilla Caserotti inquadrati, mentre tra gli elite Federico Daprà e con il pettorale 222 il grande favorito alla vittoria finale, Gabriele Cannella in forza al gruppo sportivo Montegimer. Dici bene, in effetti Gabriele Cannella è il favorito alla vittoria odierna, da alcuni anni l'atleta elite più rappresentativo dello sci orientamento italiano, tanto da aver collezionato numerosi tricolori e aver ben rappresentato l'Italia in molte competizioni nazionali ed internazionali. E allora, eccolo qui con il pettorale 107, Samuele Cannella del Montegimer, abbiamo visto il gruppo sportivo, è partito in questo momento, seguito dal pettorale 108 Walter Bettega, eccolo qua. Mentre si legge gli ultimi dettagli prima della partenza, Stefano. Esatto, come vediamo gli atleti partono distanti 3 minuti l'uno dall'altro, ma in coppia con altri concorrenti che comunque seguono itinerari diversi, quindi percorsi diversi che, come abbiamo detto prima, variano in ragione della categoria di appartenenza. È bello vedere che ci sono anche dei ragazzi, dei bambini, ma non solo elite, come in questo caso un altro grande atleta italiano, Gianni Melacarne dell'US Primiero. Del pettorale 264, che vediamo, lo ricordiamo, il pettorale è sulla gamba molte volte, è un motivo per cui non lo vediamo, diciamo, proprio sul petto. Allora, eccolo qui, pettorale 222, Gabriele Cannella, Montegimer, eccolo qui arrivare in tuta azzurra, naturalmente uno degli esponenti della nazionale azzurra, già campione italiano nel 2011, si legge gli ultimi dettagli prima di partire, eccolo qua. Allora, guardiamo un attimo la sua partenza. È molto concentrato sulla cartina, sì. Sceglie la direzione più breve per raggiungere il suo primo partito. Punto di controllo. Gabriele Cannella allora è partito, mentre il pettorale 105 è Daniel Barcaz. Esatto, un atleta rumeno, uno dei tanti atleti che hanno preso, stranieri che hanno preso parte a questo evento. E un altro azzurro, questa volta con il pettorale 254, è Meryl Pradel, una ragazza con la cui partita anche lei. Esatto, la società di appartenenza dell'US Primiero. Questo è un atleta molto interessante, un atleta che proviene dalla Svizzera e si chiama Christian Story, è un forte atleta, protagonista nello sci d'orientamento mondiale, in grado di entrare sempre nei primi 15 posti nelle varie gare di Coppa del Mondo, quindi un atleta a cui bisogna fare molta attenzione oggi, perché Cannella, anche se non compete per il titolo nazionale, ma comunque sarà il suo grande avversario. Ed ecco anche per lui momenti importanti, lettura della cartina e partito. E adesso, eccolo qui, un altro atleta azzurro, questa volta una donna, col pettorale 206 Stefania Corradini del gruppo sportivo Castello di Fiemme. Eccola qui, la vediamo naturalmente in tuta azzurra, anche per lei lettura veloce della cartina prima della partenza. Eccola qui, partita anche lei, e andiamo a vedere invece col pettorale 155 un'altra atleta azzurra, Alice Ventura. Eccola qui Stefano. Una forte atleta delle categorie giovanili, un 20, poi il futuro di questa specialità.
Partita anche lei, andiamo allora a vedere gli altri atleti, eccolo qui, pettorale 122, Federico Dapra del gruppo sportivo Montegimer, lettura della cartina anche per lui e partenza. Una giornata di sole spettacolare, per cui aiutati anche dal tempo. E questo qui che vediamo inquadrato invece è il pettorale 123, Ivano Bettega, Stefano. Esatto, un altro atleta del gruppo sportivo Piavione, una delle società più importanti dell'intero panorama orientistico italiana, che ha una grande tradizione e annovera molti grandi atleti. Allora, Pietro Turra col pettorale 223... E abbiamo visto anche Lia Pazzeder, e questa volta invece col pettorale 255 Stefania Montorzo. Esatto, un'atleta elite, anticipata comunque dalla partenza di Lia Pazzeder del Terlaner, cioè la società organizzatrice dell'evento. Questa invece la ragazza è Stefania Montorzo, esatto, come detto tu, col pettorale 255 che si porta alla partenza. E adesso andiamo a vedere invece una partenza delle atlete azzurre favorite per questa giornata di oggi, che era col pettorale 154, Elena Jager. Bene, sono tutti quanti adesso sul campo gara, stanno portando avanti i loro itinerari alla ricerca nel più breve tempo possibile di queste fatidiche lanterne che, come ricordiamo, hanno una stazione elettronica che certifica l'effettiva individuazione del punto di controllo. Questo inquadrato è col pettorale 107 Samuele Cannella del gruppo sportivo Montegimer, un azzurro promettente, esatto. E vediamo vari atleti lungo tutto il percorso, come ricordava bene Stefano Mappa, la ricerca di queste lanterne per il percorso, Stefano, più breve per arrivare al punto d'arrivo. Sì, in effetti, infatti guardare una cartina d'orientamento è molto interessante, perché intanto le piste da sci sono rappresentate con un tratto di color verde, mentre nelle cartine di corsa d'orientamento le strade, i sentieri sono riportati con un colore nero, certo, tratteggiato oppure continuo a seconda della tipologia di strada che uno segue, se è un sentiero tratteggiato, se è una strada continua invece con un tratto continuo nero, mentre nelle piste da sci sulle cartine di orienteering è in verde. Mentre tu ci spieghi, giustamente abbiamo visto inquadrato col pettorale 254 Meryl Pradel, mentre adesso col pettorale 207 Cristiana Cesarotti del gruppo sportivo Montegimer, eccola qui, e pettorale invece 206 Stefania Corradini del gruppo sportivo Castello di Fiemme. Torniamo ancora sugli azzurri, questo è Federico Dapra, uno dei protagonisti di questa giornata, che può benissimo contendere il titolo italiano a Cannella, vedremo alla fine come si classificherà comunque. Abbiamo visto precedentemente con te, Stefano, le corse di orienteering, questi atleti poi si cimentano anche sulla corsa orienteering o rimangono sullo sci? No, sono atleti che comunque sia poi transitano al momento in cui parte la stagione di corsa d'orientamento, che normalmente prende il via tra febbraio e marzo, li ritroveremo nuovamente sui campi gara. Ecco, allora vediamo gli atleti, abbiamo visto, ecco, il pettorale 251 Veronica Minoiu. Continuano tanti gli azzurri, come abbiamo detto in apertura della nostra sintesi, eccolo qui col pettorale 251. Atleta rumena questa, sì. Erano molti i rumeni presenti a questa manifestazione, sono presentati con una bella squadra. Ecco, logicamente la bella giornata aiuta, ma ricordiamo che insomma è faticoso, perché si spingono grazie appunto alle racchette, a questi sci molto sottili e molto lunghi. Ecco un altro punto. Questa è la azzurra Joanna Maurer, seguita ancora da un'altra azzurra, lì a Pat Scheider del Tirrenner Orienteering. Eccola qui col pettorale 252, l'hai appena nominata tu, un altro punto d'incontro, e continua ancora tutto il percorso, eccolo qui, dei momenti di discesa e poi di salita, eccolo che punzona, punzona, no. Ed ecco la favorita, esatto. Sì. Elena Jager col pettorale 154.
Esatto, la sua società di appartenenza è il Primiero, quindi proprio a conferma di questo grande vivaio di atleti giovani e anche non giovani, perché bisogna anche ricordare che in questo sport i master hanno un grande spazio e ce ne sono tanti di questa società sportiva che hanno portato sempre avanti questo sport in tutta Italia. E queste sono le fasi finali della gara e sono le immagini queste che fra un po' andremo a vedere dell'arrivo. Eccolo qua, gli ultimi sprint finali. Ricordiamo che gli atleti vengono comunque seguiti lungo tutto il percorso, no? Vengono seguiti, sì, c'è più che altro per un discorso di sicurezza. Comunque certo, in questo caso c'erano delle moto che seguivano l'attività, oltre a portare quelli che erano le nostre camere. Ed ecco qui allora le immagini dell'arrivo e stazione elettronica per punzonatura finale, eccola qua, e l'arrivo tra Caserotti Camilla e Meryl Pradel, entrambe atlete iscritte nella categoria donne under 20, che chiuderanno, eccola qui, la gara rispettivamente, Stefano, lo possiamo dire, al secondo e terzo posto dopo un'interessante rimonta della Caserotti, capace di recuperare ben 3 minuti, pensate. Quindi la vittoria invece è andata ad Alice Ventura. Stefano. Sì, abbiamo visto poi seguire l'arrivo di Johnny Melacarne, che purtroppo per una mancata punzonatura è stato squalificato. Mancata punzonatura vuol dire che non si è trovato sul cartellino finale il suo punto, quindi cioè, probabilmente ha saltato, diciamo. Ha saltato. E questo è l'arrivo del campione svizzero. Interessante sarà vedere poi il duello finale con Cannella. Eccolo qui, è il Petrolio 125, l'atleta Thomas Widman, che si colloca al secondo posto. Ivano Beltega. Sì. 1-1 continuano ad arrivare. Federico Dapra, che si classificherà al quarto posto. E qui tutti gli altri, Petrolio 252, arriva anche Lia, eccola qui, Paz Scheider, vincitrice con il tempo di 26-52 della categoria donne 17, e poi a seguire degli altri atleti. E fra un po' dovremo vedere il vincitore. Se rispetta, eccolo tempi, qui, eccolo, è perfetto. Gabriele Cannella col Petrolio 222 chiude la prova al primo posto con il tempo di 41.15, mentre il russo naturalizzato italiano Mamlev si classifica al terzo posto. Ecco anche Joanna Meurer, che dopo una velocissima prova rimonta la Monsorno, partita molto prima di lei, conquista brillantemente un secondo posto. Stefania Monsorno, eccola qui, si classifica invece al terzo posto. No, falli tu. E poi adesso invece dovremo vedere le donne con il pettorale, eccola qui, 154, Lena Jager vince senza storia con il tempo finale di 41.52 e si laurea, eccola qui inquadrata, quindi campionessa italiana 2012 sulla distanza long. Queste le premiazioni maschili e poi andremo a vedere anche le premiazioni invece, Stefano, femminili. Esatto, la premiazione che è stata svolta direttamente sotto l'arco di arrivo di questa magnifica competizione, presente il vicepresidente vicario della federazione Giancarlo Dell'Eva, che sta premiando i vari atleti. Ecco, vediamo in questo momento il campione d'Italia Cannella ricevere il giusto riconoscimento alla sua medaglia d'oro. E premi chiaramente dei tanti sponsor che si sono avvicinati a questa manifestazione. E questa è la premiazione maschile, poi andremo a vedere, eccola qui, la premiazione femminile. Ricordiamo, quindi ricordiamo che al secondo posto dei campionati italiani, c'è lo speaker che ci aiuta, medaglia d'argento è Murer Johanna, e prima è campionessa italiana 2012 Elite Jager Elena Sport. Benissimo, questa è la Murer che riceve da Giancarlo Dell'Eva la meritata medaglia e la campionessa 2012, la bravissima Jager dell'US Primiero. Giovanissima, veramente giovane, complimenti a lei. E queste sono le immagini, come dicevi tu, delle varie premiazioni, dei vari premi dati agli atleti, complimenti. E su queste immagini vediamo la grafica, eccola qui, come dicevamo noi prima, Gabriele Cannella è arrivato primo, seguito Thomas Widman e terzo il russo naturalizzato italiano Mikhail Mamlev. È importante anche nominare la prova di Dapra, che è arrivato quarto. Queste invece le donne, ed ora andiamo ad ascoltare per noi le interviste.
Per Gabriele Cannella oggi una vittoria sia del titolo tricolore che della gara assoluta, una grossa soddisfazione perché dietro di te sono arrivati avversari molto qualificati come lo svizzero Spurri. Spurri di solito arriva nei primi 15 in Coppa del Mondo e quindi per me, anche se per pochi secondi, arrivargli davanti è una grandissima soddisfazione e vuol dire che ci sono le potenzialità per poter arrivare bene anche in Coppa del Mondo. Ecco, Coppa del Mondo è che è uno dei prossimi obiettivi assieme ai tanti impegni internazionali della squadra italiana. Sì, perché a febbraio si partirà e ci saranno 2 settimane intensissime, una in Ucraina e poi in Kazakistan, e quindi bisognerà prepararsi al meglio. Ecco, tornando un po' oggi ai campionati qua a San Felice, qual è stato il momento cruciale in cui hai capito che poteva essere tuo questo titolo? Ma in realtà non lo pensavo, io sono sempre andato pulito, ho fatto pochi piccoli errori e comunque sapevo che Christian Spurri è un fondista fortissimo e anche John Schneider, l'altro svizzero, quindi non me l'aspettavo, a dire la verità, e sono contento insomma di aver fatto una buona gara. Nuova campionessa italiana di sci orientamento categoria elite è Elena Jäger, nuova campionessa italiana perché l'anno scorso eri stata battuta da Johanna Murer. Sì, quest'anno è andata meglio, dell'altro anno ho avuto una gara migliore, senza far pronostici ovviamente, poi è andata come è andata. Bene, eri una delle favorite, sei riuscita appunto a mantenere il pronostico, non te l'aspettavi come Cannella oppure per te sotto sotto ci credevi? Ma più che crederci ci speravo molto, poi sì, come ho detto, non mi piace fare pronostici perché nell'orientamento non si può mai sapere un errore o qualsiasi cosa, però sì, ci ho creduto e ce l'ho fatta. Bene, rispetto alla passata stagione, quest'anno hai risolto anche parecchi problemi di salute, quindi sei lanciata verso un grande finale di stagione. Sì, sono molto contenta perché confronto l'altro anno ho migliorato i dolori alla schiena, quindi ti dà una marcia in più e più volontà e più soddisfazione. Bravo Federico. Allora, logicamente soddisfatti sia Gabriele Cannella che Elena Jäger, Stefano, e noi andiamo, allora torniamo sul campo di gara per commentare le due staffette. Esatto, la cartina in questo caso è quella della staffetta maschile, e la cartina viene posizionata sul leggio come possiamo vedere, consegnato un minuto prima della partenza, 30 secondi prima viene quindi letta e quindi iniziano le operazioni di orientamento. Eccoli partiti, il colpo d'occhio è eccezionale, anche come il tifo dei tanti sostenitori presenti che vediamo, eccola qui. Questa invece è la cartina delle donne, il percorso è lungo 4 km e 900 metri con 17 punti di controllo. Eccole qui allora a partire, istanti poco prima sistemano la cartina e partono le donne, 33 le staffette iscritte a questo campione italiano, 8 ricordiamo le coppie femminili, mentre 25 sono quelle maschili, per un totale di 66 atleti italiani in gara. Completano la griglia di partenza anche i concorrenti stranieri provenienti da nazioni europee come la Svizzera, la Romania, la Germania, l'Austria, la Norvegia e l'Ucraina. Ed eccoci nuovamente tra i boschi di San Felice per seguire questa seconda prova dei campionati italiani di sci orientamento. Questa volta naturalmente parliamo delle due staffette, immagini sotto un bellissimo sole, molto suggestive, tipiche di questo paesaggio della Val di Non. Anche se Stefano, la neve non è che ha aiutato proprio questo campionato. In effetti gli organizzatori della gara, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei campionati, avevano manifestato molta preoccupazione circa lo svolgimento della competizione, tanto da dover spostare la prova qualche centinaio di metri più in alto rispetto alla location iniziale. Le previsioni comunque lasciavano presagire un imminente cambiamento delle condizioni meteo, che sono comunque giunte puntuali per fortuna, portando serenità sia tra gli organizzatori che tra gli amministratori di San Felice. La perfetta comunque riuscita dell'evento è da imputare, oltre che agli organizzatori, anche alla grande disponibilità profusa dall'amministrazione comunale e soprattutto dalla comunità locale. Certo, certo. Allora, eccoci giunti al termine della prima frazione di gara da parte dei primi frazionisti, eccoli arrivare. La prova prevede che tra i concorrenti della propria società al momento del cambio ci sia almeno un tocco tra loro. La gara a questo
questo punto regala spunti di grande spettacolo, ingrediente molto importante per questa disciplina, in quanto consente a tutti coloro che si assiepiano intorno all'area di cambio di vivere la gara con un certo entusiasmo. A questo punto il secondo frazionista si porta in un'area di transito per ricevere la cartina, che rapidamente posizionerà sul leggio orientandola al nord. Durante questa operazione l'attenzione si sposta quindi nella scelta della pista da sci meno lunga da percorrere per raggiungere nel più breve tempo possibile il controllo. Ecco, naturalmente molto agonismo sia da parte delle donne che da parte degli uomini, avvincente anche questa prova staffetta di questi campionati italiani di sci orientamento. Vediamo, grazie alla regia, inquadra i volti, tanta grinta e tanta fatica, guardate qui, insomma, comunque ecco, come dicevamo prima nella prova long, si fatica, Stefano. Sì, in effetti, comunque in questa gara l'atmosfera era molto, molto, molto sentita da parte di tutti quanti i concorrenti. La gara maschile comunque ha visto Gabriele Cannella del Monte Gimer far registrare il miglior tempo assoluto, seguito a un minuto da Nicolò Corradini del Castello di Fiemme. Questo risultato però non è stato sufficiente alla società di Gabriele Cannella per conquistare il tricolore della staffetta, in quanto il suo secondo frazionista, Federico Daprà, ha fatto registrare un parziale più alto rispetto al secondo frazionista del Castello di Fiemme, che era appunto Stefano Cristellon. Vediamo qui infatti Cannella arrivare. Quindi la vittoria è andata al Castello di Fiemme con soli 8 secondi di differenza rispetto al Monte Gimer, mentre la coppia Widman e Wicker si piazza in terza posizione. E allora vediamo anche arrivare la prova delle donne. La vittoria è andata senza storia all'Unione Sportiva Primiero grazie al contributo di Elena Jager e Meryl Prader. La seconda piazza è andata invece alla coppia Murer-Patscheider. Chiude infine invece il podio l'Unione Sportiva Lavazze con Stefania Monsorni e Alice Ventura, quest'ultima addirittura protagonista di una prova magistrale chiusa con il miglior tempo. E queste sono le premiazioni. Vediamo le premiazioni che in questo caso sono svolte insieme al presidente della Federazione Italiana Sport e Orientamento, Sergio Grifoni. Presidente di Nones qua. Vediamo le squadre in questo momento. Questa, ecco, la coppia vincente di quest'oggi, la Jager e Mary Pradelle dell'Unione Sportiva Primiero. Grande giornata per la Jager, Stefano. Esatto, doppio titolo e quindi insomma conferma quelle che sono le sue qualità, le sue doti di atleta dello sci di orientamento. E questa è la premiazione femminile, le immagini della premiazione femminile. Adesso andiamo a vedere anche le immagini invece per quello che riguarda la premiazione maschile. Eccolo qua. Esatto, sta Sergio Grifoni, il presidente della federazione, sta provvedendo alla distribuzione anche in questo caso delle meritate medaglie ai concorrenti. Ricordiamo appunto che la vittoria è andata a Corradini e Cristallon Stefano del Castello di Fiemme, quindi Corradini, nonostante abbia da tempo smesso l'attività ad alto livello, continua comunque a mantenere a dare il suo contributo per questo sport. Ed eccoli qui premiati come vincitori del titolo italiano a staffetta. E allora, come nella campione italiano long, andiamo a vedere grazie alla grafica il podio. Eccolo qui, nella staffetta maschile elite Castello di Fiemme, come ricordava giustamente Stefano Mappa, ha vinto Nicolò Corradini e Stefano Cristellon, e poi vedete il restante podio, mentre per quello che riguarda la gara femminile, la staffetta femminile, eccola qua, Elena Jager e Meryl Pradel si sono aggiudicate questa staffetta femminile elite. Allora andiamo ad ascoltare, Stefano, insieme le interviste ai quattro protagonisti di questo campionato italiano. I nuovi campioni italiani di sci orientamento specialità staffetta sono Corradini, Cristellon del gruppo sportivo Castello di Fiemme. Una seconda parte entusiasmante con Cannella in grande rimonta, ma sei riuscito a mantenere il vantaggio. Sì, per fortuna Nicola mi ha dato un grande vantaggio e alla fine, agli ultimi punti, ho visto arrivare Gabriele, ne avevo ancora un po' e sono riuscito a tenerlo dietro per poco. Ecco, Nicolò, ha fatto valere la tua classe, nella prima parte hai accumulato un vantaggio di ben 8 minuti, su queste piste tu hai anche vinto un mondiale, direi che su questi terreni dai sempre il massimo.
Sono contenti perché insomma vincere un titolo per una società sportiva è una cosa molto prestigiosa, quindi penso che il GS Castello non aveva neanche forse mai vinto una staffetta elite, quindi insomma grazie a Stefano e grazie alla squadra portiamo a casa questo titolo che ci serve anche per far crescere i giovani e per lavorare in valle insomma. L'Unione Sportiva Primiero, composto da Elena Jager e Mary Pradel, ha vinto il titolo italiano staffetta di sci orientamento. Una prima parte emozionante e poi una grande seconda frazione che vi ha portato alla conferma del titolo. Sì, la prima parte di gara è stata una bella parte, fatta assieme a Alice Ventura. L'abbiamo fatto assieme, avendo lo stesso percorso, avendo lo stesso percorso abbiamo avuto una motivazione in più, una carica in più e qualche errore, essendo in due, è stato corretto prima, ci siamo accorti. Poi arrivata all'arrivo assieme, ho dato il cambio alla mia compagna che ha fatto una grande rimonta. Quando Elena mi ha dato il cambio, che sono partita insieme alla Stefania Monsorno della Vassè, mi sono subito agitata perché insomma partire insieme e avere la responsabilità di arrivare bene alla fine della gara è stato un po', non dico uno shock, però dovevi stare molto attento anche a leggere la cartina. Siamo con il presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento, Sergio Grifoni. Oggi a San Felice, in provincia di Bolzano, abbiamo vissuto degli entusiasmanti campionati italiani di sci orientamento. Effettivamente sì, è vero. Campionati che sono stati anche, diciamo, graziati da una giornata bellissima, in un posto bellissimo, con la neve che quest'anno scarseggia quasi dappertutto. E con un'organizzazione, da quello che posso vedere, è veramente perfetta. Quindi un ringraziamento logicamente agli organizzatori, alla società organizzatrice e anche alla comunità di San Felice o San Felice, che evidentemente si è prodigata per il successo di questa manifestazione. Ecco, lo sci orientamento che si colloca è una delle quattro specialità dell'orienteering. Certo, è una delle quattro specialità, non la più popolare, nel senso che ovviamente per sua natura non può che essere, non si può certo fare in tutta Italia, si può fare in quelle zone dove la neve abbonda e quindi nell'arco alpino e in alcune zone dell'Appennino. Ciò nonostante è una tra le quattro discipline, è quella che forse nella storia della nostra federazione, della Federazione Orientamento, ha dato le maggiori soddisfazioni con medaglie d'oro da parte di Niccolò Corradini, che tra l'altro oggi ha vinto il campionato italiano, e con delle squadre che anni fa erano tra le, diciamo, tra le prime tre o quattro al mondo, le due squadre maschile e femminile senior della FISO. C'è stato un calo negli ultimi anni, però la federazione ha un po' ripreso in mano questa situazione e penso e spero che lo sci orientamento vivrà in un prossimo futuro una nuova stagione di crescita e di successo, anche a livello internazionale. Termina qui l'edizione 2012, quindi Stefano, del campione italiani long e staffetta di sci orientamento. Grazie per essere stato con noi. Ricordiamo insieme a te, Stefano, prossimo appuntamento sono i campioni italiani di mountain bike orientamento in Toscana. A fine maggio, esatto. Un altro grande appuntamento per poi passare ai campionati italiani di corsa d'orientamento in Puglia sul Gargano a settembre e chiudere quindi la stagione con il meeting di Venezia. Grazie a Stefano Mappa, grazie a tutti voi. Buon proseguimento con i programmi di Rai Sport, arrivederci.